Allora, buaioli, buonasera a tutti. Vi dico buonasera perché ora gli è da una fotta. Vediamo un po' che ore gli è. Si è rimessa anche l'ora legale, non è più quella solidale. E sti cazzi, gli è le 21:03. Bene, guardate un po' il cazzo di carrello. Non spaventatevi. Ci sono 31 articoli nel carrello per un solo computer. Questa è la configurazione più costosa che offre Amazon. Se siete plurimiliardari, non date nemmeno uno spicciolo a me, perché a me questa configurazione mi fa altamente cagare. Sì, perché poi piano piano, durante, diciamo, il video, ogni componente vi spiego il perché. Perché non sempre quelli che costano di più sono i migliori, e quello è il vero problema. Come Intel e AMD, processore top di AMD è 2 volte superiore rispetto al top di gamma Intel. Però quello di Intel costa 4 volte in più rispetto a quello di AMD. Non ha senso. Vedete, io ce l'ho con quelle facce e li comprano quelli Intel parlo a robe tipo Xeon da 10.000 euro, cioè no a chi prende l'i9, l'i9 sai ci sta, ma anche quello, stiazzi. Quindi, la configurazione più costosa che Amazon ci può offrire per un computer, parlo standard. Quindi case, tutto ciò che può entrare nel case senza la scheda madre espandibile per avere più slot RAM o più slot PCI Express 16x o che sia 4x o ste cazzi, è precisamente 165.779,51 euro. E sti grandissimi cazzi! Bene! È uno scandalo. Partiamo dalla scheda madre, vai! Questa è una scheda madre, come dice dal nome, per le workstation. Le workstation sono un tipo particolare di computer, sono anche quelle un computer, ma diciamo che sono di solito sfruttate per il mining, che sarebbe, vabbè, il mining è un'attività svolta per il, come si chiamano? Per trovare appunto Bitcoin, solitamente, poi anche può essere diverso. Come vedete ha ben 16 slot RAM che noi riempiremo tutti. È una dual processor, significa che può contenere non uno ma ben due fottutissimi processori con socket LGA 2011 versione 4, versione 3 scusatemi, non ci si mette il socket di sempre 2011 ma versione 3, ma non ce ne frega un cazzo, tanto se gli va bene bene, tanto non sa da spendere nemmeno un euro. Ha 6 slot PCI Express 16x. Che cazzo te ne fai su una sola scheda madre? Boh, vabbè, l'importante è che ci sia. Può supportare RAM fino a 1 TB e 24 GB totali, anche se noi se ne abbiamo messi tipo, fatemi pensare, 128 per 16 fa, non lo so. Insomma, quello lì saranno tipo 1 TB e 600 GB. Tanto se qualche banco di RAM non viene usato, a me non me ne frega una segaccia nulla, basta riempirli e spendigliene sordi. Torniamo al carrello e guardiamo i processori. Abbiamo qua un Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E7-8890V4, ben 2,2 GHz, che farebbero vomitare anche il mio cazzo di gatto. Come vedete le foto sono tantissime, ne abbiamo una quantità devastante, non possiamo vedere neppure il chipset dietro. Comunque, sti cazzi, possiamo vedere che ha ben 24 core. Non sono un cazzo per quello che costa, perché con 4.000 euro di Threadripper ce n'ho 64. Cioè, ci compro 4 fottuti Threadripper, è come avere 256 core allo stesso prezzo. Cioè, questi, vedi, Intel vi piglia per il culo quasi quanto la Apple. Non quanto la Apple, perché l'Apple è ladra a morte, ma sti grandissimi cazzi. C'è poco da dire. Di buono c'ha che ha 60 MB di cache L3, e questo non è niente male. Anche se mi sembra che il Threadripper, il 64 core, ne abbia molta di più, forse 100 mega. Non vorrei dire cazzate. Ha un punto massimo di consumo sto stronzo di 165 watt per solo 24 core. A massimo, non lo so, arriverà a 3,4 GHz, non credo di più, sinceramente. Se la base gli è 2,2, quanto cazzo vuoi sarga? Fallo salire di 1,5, so, 3,7. Non gli voglio voler troppo bene. E di questi ne prendiamo due, visto che la nostra scheda madre è dual processor. Bene, 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 bene. Perché quantità 1? Che mi pigli per il culo? No, qui c'è scritto 2, vero? Esatto, passiamo appunto alle RAM. Ogni banco di RAM, questo è un banco di RAM, ha 128 fottutissimi gigabyte. Un banco di RAM solo, anche se credo sia lenta, cioè abbastanza lenta, ma sinceramente direi sti grandissimi cazzi stracazzi. Cioè non mi interessa se ha 2400 MHz,
non me ne frega proprio un cazzo. Anche se avessi da spendere 2500 euro, preferisco prendere 128 GB di RAM, tutta in G-Skill oppure Corsair Dominator Platinum a 4200 MHz. E vaffanculo le 2400. Vabbè, però considerate 128 GB per 16, non so quanto cazzo faccio. Ma viene una popò di vagonata di RAM. Da non sapere una sega di fastene dell'hard disk. Dell'SSD, che è comunque un hard disk, ma dell'SSD è inutile. Cioè, se solo la RAM si potesse convertire, che funzionasse sia dal RAM sia dal ROM, nel senso che una volta spento il computer non si svuoti necessariamente, non ci servirebbe più a un cazzo né hard disk né SSD. Però, visto che non si può fare, almeno ai giorni d'oggi, sti cazzi, solamente le RAM ci portano via. Non si può vedere, accidente di mortacci tua. Insomma, 2459,36x16, divertitevi a fare il conto, a me fa fatica. Come scheda video, anche se noi abbiamo 6 cazzutissimi slot, ne riempiamo solo 2. Bene, abbiamo le Nvidia Quadro GV100. Hanno 32 fottutissimi gigabyte di memoria. DDR6 presuppongo, perché sennò col cazzo starebbe su Amazon a questi punti, perché ormai le DDR5 e le DDR4 montate sulle schede video sono ormai a zoccole. Molto bene, diciamo che queste schede video, sinceramente, ho cercato anche qualche recensione online, ma se ne trova poche, anche perché i poveri stronzi si possono permettere 16.000 euro per una sola scheda video. È un po' un suicidio. Noi avremmo posto per ben 6 schede video, lo so benissimo. Il problema è che qua ne sono disponibili solo 2. E comunque a prendere quelle da 8.000 euro gli è inutile. Tanto. Oppure sì, da 8.000, da 4.000 euro le Nvidia Quadro RTX P8000. Che cazzo ne so. Ogni scheda video può supportare fino a 4 schermi. Io mi chiedo come cazzo sia possibile. Ma sinceramente non mi interessa, anche se me lo chiedo sti cazzi. E cioè, esteticamente a me mi garbo un monte. Beh, certo, se qualcuno lo avesse da dammeli, 32.000 euro se ne figli anche due. Ovviamente gli slot sono PCI Express 16x, e di queste se ne mette 2. Ah, c'è anche... E che cazzo cambia? Ah, l'hanno girata, sono dei furbi, eh. Sono dei fottuti furbi. E adesso passiamo al nostro case. È un Big Tower, suppongo, se non mi sbaglio, sì. È ATX, e quindi è anche una TX. Diciamo è un po' più, è molto più grande rispetto alla norma. Non mi interessa delle cazzo di HRL che c'ha, insomma, a me non me ne frega una segaccia nulla. Anche perché in questo case credo sia uno dei fuochi che può contenere un alimentatore come quello da me selezionato. Andiamo a vedere, perché con tutti questi componenti, parlo delle due schede video placcate, non lo so, fatte d'oro, roba di genere. La scheda madre sinceramente non è che ha consumo, però questi 165 watt ognuno. Poi calcolando tutti i consumi watt, penso salga davvero 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 tanto. Quindi mi sono preso la libertà di scegliere un Super Micro PSV, precisamente il 2H53BR. È uno dei pochissimi alimentatori fatti appunto in questo modo che può entrare nel case suddetto, da 1610 euro, relativamente poco visto che produce ben 2500 watt. Con 2500 watt siamo a posto per da una botta me lo metto in macchina con la batteria portatile e che ci fa? Ci carico la macchina! Ed è una fottaccia, 2500 watt, lo sai? Ed è una fija Roma Cagliari 2000 volte. Sa quanti cazzo di chilometri sono fatto per 2000 volte? Ma che sia di fuori? Giustamente, certificazione 80 Plus Platinum. E noi non ci si fa mancare una segaccia, nulla, nisba. Per raffreddare i nostri amatissimi processori, ho scelto due Asus ROG Rujinjin, roba cinese, lasciamo stare. CPU All-in-One, ovviamente, perché sennò non avremo neanche... Non voglio fare come vi ho già detto precedentemente... Che cazzo sono questi? Boh, stiazzi. Non voglio fare impianti custom a liquido, visto che non potrei essere certo. Perché metto due ventole invece di tre? Per lasciare spazio anche per qualche ventola per dissipazione generale, per il ricircolo d'aria. Cioè, poi ne devo dissipare due, non una. Quindi a questi punti ne ho prese due. E ci dovrebbero entrare alla grande. Però, volendo, si potrebbero mettere anche da tre, ma noi ci siamo ormai stiazzi, E dovrebbero essere anche buone. Ma guardate la placca, quanto stracazzo è figa. Cioè, questa è la placca di Aorus. A me il logo di Aorus mi fa impazzire, questo cazzo di occhiaccio. È davvero stupendo. Praticamente la placca è questa.
credo sia la più bella, anche se noi andremo a sostituire le ventole di accanto al radiatore, perché io le voglio RGB, queste qui delle Sassononic, queste cinesate, che costano 320 euro, solo 5. Io mi domando e dico no. Ma se io con 320 euro manca poco ci fa un computer? In questo caso li dovrei spendere tutte in ventole RGB di cazzo sega che non servono a una segaccia nulla. Che poi non è vero, ma sti cazzi. Ma secondo te, boh, compriamo un computer nuovo o 5 di ste ventolacce? Computer nuovo? Che devo fare? Computer nuovo di sicuro. Non ci si sta nemmeno a pigliarsi per culo, però dovrebbero essere molto 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 buone, oltre che a belle, perché cazzo 320 euro solo di 5 ventole da spararsi nel culo. Passiamo alle SSD. Abbiamo una sola, no due scusatemi, due soli SSD, visto che questa scheda madre non supporta le NVMe, tantomeno le NVMe M2, questa è solida, che praticamente si mette una placchetta attaccata al case, e una sola costa 10.000 euro, ha solo 500 giga, non so perché costi così tanto, non mi interessa e non lo voglio sapere, sono le Origin Storage Inception, non capisco che gli passi per il capo, non se ne è presa anche due, ma me ne frega una sega. Come se non bastassero, queste SSD affiancate ai chissà quanti terabyte di memoria. Dopodiché andiamo a vedere gli hard disk, non SSD normali, perché ne abbiamo presi ben 6. 6 fottuti hard disk da 17.000 euro l'uno, della Netgear, gli RSAT8 e 20 o 20, come cazzo volevi, tanto non ha senso, 8 terabyte. Le Serial ATA 3 HDD, non c'entra una sega, c'è nulla, ma non ce ne frega una sega. Qui, furbi come la pesce da una fotta, ci hanno scritto 8000 terabyte, quindi sarebbero 8 petabyte. Non ne vedo proprio il motivo, quindi ora noi per 6 ne abbiamo 48 terabyte di hard disk. A voglia se che workstation, altre workstation, me la boccano tutti le workstation. Ok bucaioli, questa era la configurazione da 165.000 euro da Amazon, che è il tetto massimo raggiungibile. Forse si potrebbe allungare di ancora un migliaio di euro se proprio si fanno scelte estremamente irrazionali, cioè che non hanno senso che quindi non si tiene conto nemmeno della compatibilità di un determinato processore. Quindi questo è il tetto massimo. Spero che anche questo video, il secondo in ambito diciamo informatico di configurazioni PC, affiancato ormai al secondo della mia configurazione ideale su Amazon, che sia la configurazione dei miei sogni, e che ha avuto un ottimo successo, devo dire. Sono rimasto sbalordito soprattutto dai commenti. Mi ha commentato gente ed è una cotta famosa, non so nemmeno dove. Verranno dai Taiwan, che fino a prima non conoscevo nemmeno, prima di coronavirus. Poi a bucaioli che saluti non vi essi facciano. Insomma, io vi salutonno. Voi vi rivedrete domani, che è venerdì, con un nuovo video del signor G, che non sta per Gabriele ma sta per gay, e noi purtroppo va sopportato. Più che altro voi supportate noi, per piacere, in questo momento di crisi ci sa anche noi. Spero tantissimo, come già detto, il video vi sia garbato, lasciate like, iscrivetevi, commentate le solite stronzate di routine. Ciao a tutti e ad un prossimo video.